Agostino Catalano, Walter di Cosina, Rocco di Cillo, Vincenzo di Lulli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani, Claudio Traina, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo, Giovanni Falcone. Il silenzio, intonato come ogni anno alle 17.58, il momento esatto in cui 27 anni prima Cosa Nostra rendeva immortale un'idea, sino a quel momento utopia. La stessa per la quale il giudice Giovanni Falcone aveva sacrificato tutto, anche la sua vita. Quell'idea è oggi insegnata nelle scuole, tramandata ai più giovani, alle migliaia di ragazzi che, anche ieri, come ogni anno, hanno invaso Palermo al grido di legalità e libertà da tutte le mafie. L'albero Falcone, così conosciuto da tutti i palermitani, è stato il momento conclusivo di una giornata cominciata con il consueto arrivo delle navi della legalità e proseguita con la cerimonia dell'Aula Bunker. Luoghi simbolo della lotta alla criminalità organizzata, come il casolare bianco dal quale fu innescato il tritolo, ieri scenario di una contromanifestazione lontana dalle passerelle politiche. Questo 23 maggio 2019 sarà ricordato come la giornata della memoria e dei lenzuoli, gli stessi che i palermitani esposero dopo la morte dei giudici Falcone e Borsellino, ma anche degli striscioni e delle polemiche contro Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno ha rubato la scena, facendo poco o nulla per non alimentare la fiamma della contestazione, il tutto a una settimana dalle elezioni europee, che avranno fondamentale voce in capitolo sugli equilibri nazionali. Sì, una giornata di unità nazionale, bello. Ho visto delle polemiche sui giornali di qualcuno che non ha capito che qua bisogna combattere tutti uniti. Se qualcuno a sinistra oggi non è venuto o se n'è andato perché c'era Salvini al ministro dell'Interno, si è perso lui qualcosa, perché è stata una bellissima giornata di speranza, di futuro, di giovani, di scuola, di educazione, di lotta a tutte le mafie.